questo è il dato politico. È ovvio che se quando... È ovvio che se quando il centrodestra ha governato col ministro degli interni che aveva un altro nome, si chiamava Pisanu, che tutti i giorni esce sul Corriere della Sera a dire che bisogna dare il voto agli immigrati celermente perché è una cosa secondo lui fondamentale e lungimirante, abbiamo capito perché al tempo che era lui ministro degli interni mafia, Camorra e 'Ndrangheta facevano la piega che volevano. Detto questo, perché al di là di queste due grandi battaglie, federalismo, sicurezza, difesa dell'identità, blocco dell'immigrazione clandestina, è importante il voto alle regionali? Perché il voto alle regionali, oltre alla spinta dal territorio, avrà un significato politico. Il giorno dopo le regionali, se la Lega prende tanti voti e vince, le riforme a Roma vedranno di sicuro un'accelerazione. Se la Lega non stravince, nei palazzi del potere romano, con le varie alchimie, tenderanno a rallentare l'iter di riforma e di cambiamento radicale per tenere maggiori risorse qui a casa nostra. Quindi per noi diventa veramente importante, e la consapevolezza che deve essere un voto politico, perché il messaggio è: andiamo avanti, acceleriamo, facciamo il federalismo, facciamo le riforme. E quando Umberto Bossi giustamente dice: io mi sono stufato di sentire le chiacchiere sulle riforme, io voglio vedere i fatti, è perché la Lega ha fatto della sua battaglia politica, della sua stessa esistenza, il motore è il cambiamento, il federalismo, le riforme. Noi non siamo lì a perdere tempo come possono fare tutte le altre forze politiche, penso all'UDC piuttosto che all'opposizione, piuttosto che anche a parte a volte dei nostri alleati, che sono lì, non sembra che abbiano poche idee ma ben confuse. Noi le idee le abbiamo molto chiare, ma il voto delle regionali è un voto politico per dire: andiamo avanti alla svelta, non perdiamo tempo. E chiudo dicendovi una cosa, perché da buon brianzolo a me piacciono sempre i numeri, perché spesso e volentieri si dice: ma non è che rischiamo di fare come tra il 2001 e il 2006, che abbiamo impostato una grande riforma, ma poi alla fine l'opposizione non l'ha votata, essendo riforma costituzionale, si è andati al referendum e si è rimasti con un pugno di mosche. Certo, la Lega aveva il 3,9%, questa volta la Lega non è a Roma col 3,9%, ha più voti e soprattutto ha un consenso che è ancora superiore di quello che è la rappresentanza parlamentare a Roma. È un consenso che si misurerà anche con queste regionali, e in ogni provvedimento di tutto lo scibile parlamentare che passa dalle aule, la Lega mette la sua ciliegina sulla torta, la Lega interviene. E da buon brianzolo, un dato per tutti: su 7 miliardi stanziati per le infrastrutture non succedeva, penso, dal 1948 che 5 miliardi e mezzo arrivano in Padania per il nord. Quindi un risultato eclatante, frutto di una battaglia, perché ovviamente non è stato facile, perché in quei giorni c'è stato il dissesto idrogeologico, non mi ricordo se era a Messina, in Sicilia, e ovviamente il ministro Prestigiacomo, il presidente del Senato che è siciliano, hanno ovviamente chiesto un intervento pubblico, cioè di tirar fuori i soldi, perché se qualcuno costruisce la casa abusiva e poi gli crolla in testa, giustamente i padani devono pagare. Noi abbiamo detto: guarda, è fondamentale il dissesto idrogeologico, però noi crediamo che dopo 50 anni di emergenza rifiuti, emergenza lavoratori socialmente utili, emergenza idrogeologica, la Salerno-Reggio Calabria, sia giunto il momento di finanziare e migliorare la qualità della vita della gente del nord, e quindi i soldi che arrivano per migliorare la nostra qualità di vita, il nostro territorio, per rendere le nostre imprese più competitive e garantire quindi alla nostra gente, ai nostri giovani, posti di lavoro, soprattutto oggi in un momento di crisi. Soldi freschi che dimostrano quanto la Lega è sul pezzo a Roma. E chiudo dicendovi una cosa: che noi dobbiamo portare a casa questo grande risultato elettorale per le regionali, per andare avanti sulla strada delle riforme, ma orgogliosi del fatto che siamo veramente una bellissima squadra. Prima sentivo l'intervento all'inizio, non mi ricordo di chi, che diceva: questo movimento è una famiglia. Ecco, io penso che, parafrasando un po' quello che è il dato di fatto, la fotografia della Lega, noi siamo una struttura diversa, perché la Lega non è ideologica come possono essere tutti gli altri, la Lega è semmai idealista, abbiamo sensibilità diverse perché siamo un movimento, non una struttura inquadrata come può essere l'estrema sinistra o certi pezzi di partiti parlamentari. Noi siamo
semmai abbiamo un idem sentire, perché apparteniamo alle nostre comunità, abbiamo le nostre culture di cui andare orgogliosi e siamo un movimento idealista che quindi coniuga bene le ragioni della testa con le ragioni del cuore. È per questo che noi abbiamo tanti giovani, perché sappiamo parlare, oltre che le ragioni della logica, della testa, del concreto, del tenere i soldi a casa nostra, del fare le infrastrutture, alle ragioni del cuore, del sognare di essere liberi e padroni del nostro futuro, per la nostra terra, per la nostra libertà. E questo ce l'ha solo la Lega e ce l'ha grazie a Umberto Bossi. E quindi, orgogliosi del fatto che abbiamo tanti giovani, abbiamo un grande movimento giovanile, ma abbiamo tanti rappresentanti giovani a 360 gradi, il segretario provinciale di Cuneo, ma i segretari provinciali della Lega in generale sono giovani, abbiamo il gruppo parlamentare più giovane dal 91 a oggi, abbiamo avuto il presidente di provincia più giovane d'Italia, voi pensate, addirittura abbiamo il consigliere comunale più giovane d'Italia, che è una cosa difficilissima, questo è diventato consigliere il giorno che ha compiuto gli anni. Perfetto, però ce l'ha la Lega. Sui primi tre sindaci più giovani d'Italia, due sono della Lega, uno di Ceriano, l'altro della Bergamasca. Quindi noi siamo un movimento giovane, fatto di giovani, con alla guida delle persone che hanno saputo parlare anche al cuore della nostra gente. E per questi motivi è evidente che noi abbiamo un grande futuro, un futuro di libertà insieme a Umberto Bossi, ma dobbiamo crederci soprattutto qua in Piemonte, perché la sfida dove si deve stravincere è qua in Piemonte col grande Roberto Cota. Grazie Padania Libera!